il centro chirurgico San Paolo di Pistoia si avvale da anni di professionisti del calibro del professor Enrico Castellacci, ortopedico di fama nazionale, al quale domandiamo che tipo di intervento sta per eseguire al San Paolo. Beh, glielo dico volentieri perché è un intervento un po' particolare. È un paziente che ha una problematica di ginocchio, particolarmente per quanto riguarda la cartilagine. Ecco, per cui noi effettueremo un intervento in artroscopia al ginocchio per un curettage, cioè una pulizia artroscopica. Nel contempo preleveremo delle cellule dalla cresta iliaca, sono cellule staminali, mesenchimali staminali, e poi, finito l'artroscopia vera e propria, inietteremo queste cellule staminali all'interno del ginocchio. Lei opera quindi nel campo delle staminali. Fermo restando che si entra in un campo estremamente complesso, ma nel stesso tempo e nel contempo estremamente affascinante, come l'ingegneria tissutale, quindi tutto ciò che riguarda le staminali entusiasmano, pongono anche tantissimi dubbi. Noi trattiamo cellule staminali di tipo adulto, quindi sono tra quelle cellule che non creano problemi né di ordine etico né di ordine professionale. Ecco, fermo restando questo che era doveroso dire, esistono tantissimi tipi di interventi. Io sono stato tra i primi a fare i trapianti di cartilagine a cellule staminali e quindi so perfettamente che esistono degli interventi estremamente complessi che hanno bisogno di ricoveri piuttosto lunghi e quindi non è possibile farli qui, ma ci sono tantissimi interventi che, essendo questo oltre una clinica, come ben si sa, è estremamente bella anche dal punto di vista estetico, ma particolarmente efficiente dal punto di vista professionale. Molti di questi tipi di interventi si possono tranquillamente, come tanti altri, effettuare in una struttura di prestigio come questa clinica. Si occupa comunque molto di traumatologia sportiva. In realtà ho fatto il primario per 20 anni di reparto di ortopedia e medicina e traumatologia allo sport, quindi il mio campo è tutta l'ortopedia, quindi la chirurgia è aperta a tutte le possibilità. Poi ovviamente la mia esperienza grossa è nel campo traumatologico sportivo, nel campo ortopedico sportivo, perché nella mia vita ho avuto il piacere e l'onore di operare tantissimi atleti, ma non solo calciatori, ma tantissimi ciclisti, tantissimi nazionali, eccetera. Per cui questo mi ha portato a essere sufficientemente esperto in questa disciplina. Ecco, e molti di questi tipi di interventi sicuramente li effettuiamo in questa clinica perché ha tutte le caratteristiche per poter portare avanti una problematica di tipo chirurgico e di tipo assistenziale come vogliamo noi. Quali sono i tempi di recupero medi per interventi al menisco e al legamento del ginocchio? La chirurgia artroscopica ha portato delle novità incredibili, però oggi è una chirurgia di tipo routinario, di tipo tradizionale, per cui oggi per un menisco, poi anche qui cioè sono diversi tipi di lesioni, ma insomma generalmente i pazienti camminano subito e nel giro di un mese, parlo dal mio punto di vista, ritornano in campo. Per un ligamento naturalmente i mesi, perché è un trapianto naturalmente quando c'è una lesione del crociato anteriore, i mesi sono un pochettino di più, però sicuramente rispetto alle vecchie idee in proposito abbiamo raggiunto dei livelli di brevità nel recupero sportivo che sono molti. Qual è il ruolo della ricerca e quanto potrà influire sui tempi di recupero? La ricerca è continua. La ricerca maggiore è proprio nel campo di cui mi occupo io, è l'ingegneria tissutale, quindi i fattori di crescita delle cellule staminali, perché il futuro sarà in questo. Dal punto di vista sportivo, forse la sua domanda verteva a quanto possiamo arrivare, quanto possiamo accorciare i tempi. Non è un problema che mi pongo, nel senso che la prima cosa che noi dobbiamo vedere è la salute dell'atleta, quindi non è che possiamo abbreviare tanto magari mettendo a rischio la salute dell'atleta. La prima cosa è quella. Già gli atleti, specialmente quelli a livello professionistico, specialmente quelli a livello del calcio, hanno dei ritmi serrati, giocano in campi particolari, eccetera, quindi rischiano tantissimo, giocano continuamente, per cui già hanno dei rischi grossi, e quindi l'azione del medico
deve essere di tipo preventivo, deve essere di tipo curativo, deve essere di tipo riabilitativo, però nella giusta sintesi, nella giusta ratio e nella giusta coscienza del paziente.